sguardo non era rivolto dall'altra parte. Al contrario, ho fatto quello che mi è stato possibile. Quando il nome di una donna finisce sulle prime pagine di un giornale, e non è per gossip, la durata della sua memoria ha lo stesso spessore di un giornale, un foglio svolazzato. Lei, una delle tante, picchiata, umiliata. Mi tocca personalmente nell'animo. Lei, una di noi. Amarti ma fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianeta. E Cecilia sono distratta, l'aglio, lui non ce lo vuole l'aglio, io continuo a mettercelo. Oh che sì, ma che vuoi? Cecilia, lo so, è geloso, ci tiene. Lo vuoi tu, uno indifferente che non gliene frega niente di te? Lo fa perché ci tiene, fa la voce grossa perché ci tiene, poi la colpa è mia, non capisco quelle sere che è un po' più stanco perché, insomma, certe giornate sono più difficili di altre. Sì. Ah, lo so. Bisogna andare alla polizia, ci sono stata, ti ho anche chiamato dopo. Sì, ci sono stata alla polizia. Esattamente, fra il primo livido e la prima bruciatura, lì in mezzo sono stata alla polizia. Sì. Che mi hanno detto? Torni a casa e faccia pace con suo marito, che vuoi che mi dicessero? Allora davvero è quasi la stessa cosa che mi ha detto mia madre. Perché mia madre ci ha aggiunto, se lo fai arrabbiare un motivo ci sarà. Forse il motivo c'è. Non c'è motivo per cui ho lasciato il lavoro. Lo so che bisognerebbe tenerselo un lavoro al momento che ce l'avevo, ma no, non l'ho lasciato perché gli davano fastidio i miei colleghi di lavoro. Cioè lo so, non gliel'ho detto tutta, lo so, l'ho un po' mentito perché non l'ho lasciato perché i miei colleghi mi stimavano molto, ma perché il capo trova sempre un modo per farmi capire che era molto contento di vedermi. No, guarda, lo so che alla fine potrei rifarmi una vita, riorganizzarmi e tutto quanto, ma vuoi mettere l'idea, solo l'idea di restare sola, ma... Ma poi dai, Cecilia, dai, lo sai anche tu. Anche mio padre, quando mia madre mi faceva girare 5 minuti, gliele dava di santa ragione. Ma non c'è nessuna ragione. E né tanto meno è santa. L'aglio... Cecilia, sta arrivando. Fammi la cortesia, vai. No, non vi beccate voi due, ti chiamo, promesso, ti chiamo domani, ci sentiamo, due chiacchiere, dai, facciamo due chiacchierine fra noi, aspetta che guardiamo sulla vicina, dai, Cici, ciao, Cici. Più, ma
se c'è una sola cosa che so, è che io voglio vivere. In Italia, secondo Telefono Rosa, sono 118 le donne uccise nel 2012. Si è passati da un omicidio ogni 3 giorni registrato nel 2011 a uno ogni 2 giorni. E nella maggior parte dei casi, gli autori di questi delitti sono mariti, ex fidanzati, comunque persone nella cerchia affettiva delle mura domestiche. Sono d'accordo con Rashida Manijó, relatrice dell'ONU di origine sudafricana, quando dice che il fenomeno di queste uccisioni e della violenza domestica sulle donne non è legata a culture, tradizioni, minoranze etniche, stati di guerra o povertà, ma è globale. Non siamo colpevoli di nulla, ma responsabili di tutto. Nessun livido deve più passare sotto silenzio, nessuna umiliazione deve restare rinchiusa nel cuore e fra le mura. La schiavitù è stata abolita da secoli. Nessun essere umano può essere considerato inferiore o peggio di proprietà di un altro. Qui, oggi, nel cuore, tengo la mia amica, negli occhi, la volontà di dire basta.